dietro la collina ci sta la notte, crucca e assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina, di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati, e non ancora tornati. Imagine there's no country, it isn't hard to do, nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people in Europe and America, there's a growing feeling of hysteria, conditioned to respond to all the threats and the rhetorical speeches of the Soviets. Mr. Khrushchev said we will bury you. Le sponde del mio torrente, voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita ebbe in cambio una croce. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Basterebbe solamente un attimo di pace per fermare questa paura. Un attimo di sentimento, vivere il momento, ogni sua sfumatura. Basterebbe non pensare, non pensare a niente. Un uomo è libero se non diventa schiavo della mente. Riscoprire il senso della vita che respira, ricominciando da se stessi, perché siamo noi la vita. Arriveranno giorni e notti di speranza, avremo amore in petto e non potremo stare senza. Arriverà il silenzio e vorrà dire pace. Arriverà un momento dove confusione tace. Questa umanità.
Dov'è finito il buon senso, il senso buono delle cose? Chi ha spento il fuoco della speranza? La speranza è la voce dell'infinito che ci guida verso la salvezza. Siamo noi la vita, siamo noi il coraggio, siamo noi la pace.